qui alle mie spalle ho una macchina che abbiamo chiamato Breva e serve per superare il grosso dilemma del cliente tra laminato con EVA, che è una pellicola plastica che si utilizza per laminare il vetro, e PVB. Sono le due grandi famiglie di materiali che si usano per la laminazione del vetro. Tradizionalmente EVA era limitato a forni di piccola dimensione, di carattere manuale, quindi a piccole produzioni. PVB era dedicato invece a grandi produzioni e linee complete automatiche per la realizzazione di vetro laminato per architettura o impieghi particolarmente gravosi. Perché nel mezzo non c'era nulla? Perché si doveva sempre utilizzare un impianto dotato di autoclave, quindi una macchina un po' particolare, per poter terminare la preparazione del vetro laminato con PVB. Oggi con questa macchina abbiamo realizzato un impianto che permette di colmare il gap e offrire alla piccola vetreria che cresce in volumi e quantità una macchina che gli permetta di accedere alla laminazione con PVB senza avere i costi e le complicazioni di una linea completamente automatica con autoclave. Ovviamente le prestazioni in termini quantitativi non sono comparabili, ma non siamo di fronte a una macchina che serve per fare centinaia di lastre all'ora di vetro laminato, serve per fare prodotti speciali, temperati laminati, misure particolari, laminati tripli o quadrupli, vetri blindati, con tempi ragionevolmente brevi e una estrema facilità di uso. Il Lamijet Breva è costruito in robusta struttura metallica elettrosaldata, sabbiata e verniciata con smalto epossidico. Ha un piano d'appoggio in tela teflonata, un sistema di riscaldo elettrico con una massima uniformità di temperatura di 2 gradi centigradi. Il Lamijet Breva ha un controllo della temperatura su più zone indipendenti, una regolazione della temperatura con termocoppia collegata ad un microprocessore digitale. Un pannello di supervisione e controllo del processo. Un circuito del vuoto con pompa d'olio ad elevato rendimento, una possibilità di regolazione del vuoto in funzione della tipologia dei materiali, un sistema di raffreddamento aria-acqua, una possibilità di laminare vetri piani per uno spessore massimo di 50 mm, un bancale di carico-scarico in tubolare elettrosaldato sabbiato e verniciato con smalto epossidico, rulli in acciaio zincati e rivestiti in PVC, l'azionamento rulli con moto riduttore e infine una fotocellula di posizione per carico e scarico vetri. Tecà è entrata sta iniziando la sua presenza nel mercato latinoamericano perché è una realtà in forte sviluppo. In questo mercato si sta finalmente imponendo l'uso di vetri di sicurezza, quindi sia temperati che laminati. L'utilizzo di questi vetri va via via assumendo caratteristiche tecniche sempre più sofisticate e quindi abbiamo ritenuto un mercato dove TK possa ben integrarsi con la clientela. Cosa possiamo offrire ai clienti di questo mercato? Possiamo offrire un appoggio tecnico, ovviamente, possiamo offrire una grossa esperienza nel campo dei vetri di sicurezza e possiamo offrire la nostra conoscenza derivante da 20 anni di uso di questi prodotti nel mercato europeo, che è stato ovviamente un mercato che ha aperto, insieme a quello americano, l'utilizzo di questi vetri. Quindi questo mix di motivi, più ovviamente l'assistenza, la bontà dei prodotti, eccetera, ci permettono di vedere una nostra presenza in questo mercato con soddisfazione di entrambe le parti, noi e i clienti.